Andiamo a preparare i biscotti cuor di mela e a farlo sarà la mia sorellina. Vai, Elisa. Come prima cosa vai a buttare lo zucchero a velo, Tutto. tutto, quindi 125 grammi, all'interno di una ciotola con le uova. Solitamente si utilizzano solamente i tuorli, quindi solo i rossi, ma essendo che sono piccole puoi utilizzare anche i bianchi. Sì. Sono proprio minuscole. Allora ci dai una mescolatina. Questa è una pasta frolla senza burro perché mia sorella è intollerante al latte e lattosio, quindi evitiamo questa cosa. Dei biscotti alle mele già trovi un'altra variante sul canale se ti interessa. Questo non si può fare in planetaria. Si può fare, certo che si può fare, però lo facciamo qui. Certo, prima insomma. Non sporchiamo neanche cosa. Lo zucchero a velo si poteva anche setacciare, perché vedi cosa fa? I grumi. Però a noi non interessa, perché ora poi con la farina, man mano che lo va a muovere, si tolgono. Aggiungiamo a filo anche l'olio di semi e la farina. Allora, dapprima ci si dà una mescolata così col cucchiaio e poi si impasta con le mani. Ok, ottenuto il panetto, lo andiamo a riporre avvolto da pellicola trasparente nel frigorifero per almeno mezz'ora. Buttiamo dentro una padella lo zucchero di canna e le mele tagliate a tocchetti con il succo di mezzo limone. Se vuoi, puoi aggiungere anche 4 cucchiai o 2 cucchiai di marmellata d'albicocche o d'arance. Adesso lo andiamo a cuocere e deve diventare tipo una cremina. Allora, mia sorella incomincia a stendere il panetto. E poi ricaveremo con una formina oppure con una tazzina, come in questo caso, la forma dei biscotti. Ok, quando avremo ottenuto uno spessore di questo tipo, quindi né troppo sottile né troppo spesso, andiamo a coppare. Un cucchiaino al centro di composto di mele, non di più, perché altrimenti straborda. Poi ricopriamo. Ecco, sigilla i bordi. Andiamo a praticare dei taglietti. Dopodiché cuociamo nel forno preriscaldato a 170 gradi barra 180 per 15-20 minuti.